Buongiorno a tutti, da Milanista Patrio, siamo qui a registrare questo video pre-Milan-Fiorentina, perché Milan-Fiorentina si giocherà domani sera alle 20:45. Però prima di parlare di Milan-Fiorentina, ce l'ho qua davanti una notizia. Una notizia di... non di mercato, ma si parla dentro la società, che potrebbe essere molto importante. Si parla di un possibile ritorno in società di Ariel Braida. Però ancora comunque c'è da definire il suo ruolo. Penso che per me, io sarei contento di Braida al Milan. Braia al Milan nell'era di Berlusconi ha fatto molto, molto bene ha fatto. Quando lui ha lasciato il Milan, non mi ricordo l'anno preciso, però un paio di anni fa, quando lui ha lasciato il Milan, tutti erano dispiaciuti del suo addio, perché era uno dei uomini insieme a Galliani che andavano a comprare i giocatori, uno che faceva convincere i giocatori ad arrivare, e se non sbaglio lui è stato quello che ha portato il rossonero Kakà, che ha scoperto Kakà, Braida, e mi sembra quello è l'uomo che ha portato Kakà in rossonero, e poi al Milan è diventato i Kakà che conoscono tutti. Sarei contento e lo riabbraccerei volentieri a Milan, Ariel Braida. Comunque, lasciando il discorso Braida, passiamo a pre-partita di Milan, di Fiorentina-Milan, scusate. Giochiamo in trasferta. Trasferta per me è una trasferta difficile, però un Milan in questi ultimi tempi che ha carattere, per me può farcela. A portare una vittoria, ma un punto. Noi dovremmo lottare per i 3 punti, ma pure un punto potrebbe portare il Milan in questa trasferta. Incontriamo l'ex Patrick Futrone. Patrick, stai attento mai. Ovviamente, ironicamente, lui fa il suo dovere, si segna. Contento per lui. Ecco. E non contento per il Milan che subisce un gol. Comunque, Patrick, qui a Milano manchi moltissimo. Magari insieme a Ibrahimovic crescere ancora di più, chissà, diventare un super bomber. Purtroppo le strade, il destino ha deciso di dividere le strade per il bene pure per la tua carriera, Patrick. Comunque, il Milan però deve lottare per i 3 punti. Il Milan ha per ora la forza di squadra, è un gruppo che può farcela, anche nello stesso momento è difficile come partita, perché intanto la Fiorentina viene da una vittoria in trasferta a Genova contro la Sampdoria 5-1. 5-1, un bel risultato il 5-1. E poi in casa, l'ultima partita in casa è stata contro l'Atalanta, che ha perso 2-1, ma questa Atalanta no, non abbiamo niente da togliere, è una grande squadra. Non mi perdo tempo per l'Atalanta. Per l'Atalanta non ho fatto un video ieri, ma magari andate a vederlo, metto magari poi il link in descrizione se non l'avete visto. Quindi il Milan deve vincere 3 punti e sperare dei passi falsi delle altre squadre. Intanto stasera giocherà il Napoli contro il Brescia.
domani alle 3 giocherà il Verona contro il Cagliari e il Parma contro il Torino. Il Torino viene dalla sconfitta contro di noi a San Siro, quindi due trasferte per il Torino. Due trasferte. Viene da due trasferte con il Torino. Anzi, no, in casa in Torino. In casa di Torino. Mi sono confuso leggendo il calendario che ho qua in questo calendario. Quindi Torino è in casa, quindi Torino-Palma. Può vincere Torino o non può vincere, non si sa. Comunque il video finisce qua, vi invito a lasciare un like, condividete, commentare quello che pensate voi su Arredo Braida e su questa partita. Vi invito a iscrivervi nei miei canali di Facebook e Instagram, il Milanista Pazzo, e su TikTok, il Milanista Pazzo Official. E nel bene e nel male, forza Aprilia, speriamo che domenica registrerò il video dove sarò felice, e non un video sfogo per il risultato di Fiorentina Milan. E nel bene e nel male, forza Milan, dai tutti.